Buon pomeriggio e benvenuti all'incontro Cantiere Antropologia Post-Trauma, Metafisica dei Vaccini con Federico Leoni. L'immediato futuro, ci dicono, non promette la scomparsa del virus, ma la convivenza col virus, più o meno lunga, via via più gestibile, anche grazie ai vaccini. Ma che cosa significa salute se non significa più scomparsa della malattia? E che cosa significa fabbricare un vaccino se non diventare parassiti dei nostri parassiti? Che sia questa la mutazione antropologica che la pandemia ci ha imposto e che ora ci traghetta al di là della pandemia? Federico Leoni insegna antropologia filosofica all'Università di Verona. È il coordinatore scientifico del CUN Festival. Tra i suoi libri, L'automa, Leibniz, Bergson e Jacques Lacan, Una scienza di fantasmi. Ha curato il numero di Out-Out, Sadomasoch, Due etiche dell'immanenza. L'intervento è tradotto simultaneamente nella lingua italiana dei segni. Vi auguriamo buon ascolto. Bene, buonasera a tutti. Quello che vi propongo è un po' nello spirito di CUM, cioè condividere con voi un doppio cantiere, quello che mi sembra un doppio cantiere. Da un lato il cantiere del lavoro che sto conducendo, che è un lavoro filosofico, su certi concetti, quindi, che mi sembrano messi in gioco e ridisegnati dall'esperienza che stiamo vivendo. Da questo punto di vista non mi sembra che il problema sia pensare in modo nuovo, pensare concetti nuovi, ma anzitutto vedere che cosa di nuovo sta accadendo e provare a situarsi all'altezza di quello che sta accadendo, provare a situare i nostri concetti attraverso un gioco di variazioni, no? Di distorsioni, situare i nostri concetti all'altezza e in una qualche sintonia con quello che sta accadendo. E poi, secondo cantiere, che dicevo, il cantiere, quel cantiere che sono i nostri corpi. I nostri corpi sono diventati un cantiere, da un certo punto di vista lo sono sempre stati. Questo è un punto importante, su cui tornerò più volte. I nostri corpi non sono mai qualcosa di dato, sono sempre una specie di compito, una specie di effetto. I nostri corpi ci arrivano, ci vengono dati in dote da un insieme di circostanze e di pratiche che noi conduciamo. Questo è vero abbastanza in generale, a un certo punto proverò a darvene anche un esempio molto antico e quindi tale da rassicurarci sul fatto che non è una novità il fatto che i nostri corpi siano un cantiere, ma certamente anche in una grande novità di quel che accade, no? Il cantiere che noi siamo, quel cantiere che noi siamo è un cantiere che colpisce per la sua novità e anche per la difficoltà che noi abbiamo a produrre un concetto all'altezza di quel cantiere che noi stessi siamo diventati a causa delle pratiche, ripeto, e delle condizioni in cui ci siamo trovati a vivere negli ultimi 2 anni. Allora, il punto di partenza di questo, devo tenerlo più vicino, il punto di partenza di questa chiacchierata potrebbe essere il titolo, e il titolo si compone. Il titolo che ho dato a questo incontro si compone di due metà, metafisica dei vaccini. Proverò poi a giustificare la prima parola, che è la più strana, evidentemente, metafisica. E partirò invece dalla seconda, che è quella che ci è anche, ahi noi, probabilmente più familiare, quella dei vaccini. E sottolineando per adesso semplicemente la tensione che c'è tra queste due parole, e invitandovi a tenere un po' in sospeso il giudizio su questa tensione, nel senso che tutti noi siamo inclini a pensare che i vaccini siano una questione medica, evidentemente immunologica, che l'esperto dei vaccini sia uno scienziato, diciamo così, di un tipo molto specifico e che la metafisica non sia il sapere pertinente in questo caso e forse data la disgrazia in cui è caduta la metafisica e la parola metafisica forse mai in nessun caso. E invece vorrei farvi vedere in che modo la metafisica ha a che fare con la questione dei vaccini, in che modo la questione dei vaccini è anche e forse da un certo punto di vista soprattutto una grande questione metafisica o una grande domanda metafisica.
e anche aggiungerei questo, una grande domanda di metafisica, una domanda che chiede concetti, potremmo metterla così. Però, dicevo, punto di partenza sarà, guardate che così io però non vedo il tempo, perché metà dello schermo è coperto da non so che cosa. Ecco, adesso si vede. Dicevo, partiamo dalla questione dei vaccini e dalla constatazione più materiale che si potrebbe fare sui vaccini, più materialista. Un vaccino è un pezzo di vivente che viene inoculato in un altro vivente. Seconda variante di questa osservazione, e diciamo ampliamento di questa prima osservazione, un vaccino è talvolta un pezzo di qualcosa che neppure sappiamo esattamente classificare come vivente o come non vivente, che viene introdotto in quel vivente che noi siamo. Dunque c'è un'estraneità che viene inoculata in noi, ed è un'estraneità che è o l'estraneità di un'altra vita, di un altro genere di vita, di un'altra forma di vita, o forse è un'estraneità ancora più radicale, come nel caso di un pezzo di virus o di RNA di un virus, cioè di un oggetto, potrei chiamarlo così, che la biologia non ha ancora deciso se classificare come vivente o come non vivente, dato che detiene alcune delle caratteristiche che noi attribuiamo alla vita e non ne detiene delle altre, che dal nostro punto di vista sono altrettanto determinanti rispetto a quello che chiamiamo vita. Dico così, quello che chiamiamo vita, perché potremmo dire che i virus pongono una grande domanda non circa loro stessi, cioè se sono vivi o no, ma circa la nostra categoria di vita, cioè circa la sua adeguatezza, quanto è ampia, quanto è sufficientemente elastica da pensare quello che deve pensare. Ci si potrebbe chiedere se è indeciso lui, il virus, rispetto alle nostre categorie, o se sono le nostre categorie che sono delimitate, sono nate, diciamo così, in maniera troppo egocentrica, antropocentrica, mammiferocentrica, cioè centrate su qualcosa di troppo affine, comunque, per dare davvero conto di un fenomeno così ampio, così differenziato come quello del vivente. Dunque, dicevo, punto primo, procederemo con una specie di serie di isolotti, no? Di considerazioni su degli ambiti che sono contigui e che via via si concatenano a disegnare, spero, un arcipelago, che è il cantiere nel quale ci troviamo implicati, o il cantiere, ripeto, che noi siamo. Prima questione, il vaccino è un pezzetto di un certo vivente, o forse neppure inoculato in quel vivente che noi supponiamo di essere alla luce di una certa definizione di quello che sarebbe il vivente. Che problema si pone a questa altezza? Che problema per noi, no? Che veniamo vaccinati, per esempio? Beh, si pone il problema che da quel momento in poi, quello che noi chiamiamo la nostra salute non è più una condizione, non è più uno stato, cioè non è più una condizione nella quale noi ci troviamo, oppure no, una condizione nella quale noi non ci troviamo, dunque una condizione di malattia. E il vaccino produce qualcosa di particolare, o forse porta alla luce qualcosa di particolare, di più problematico di così. Cioè, dal momento in cui siamo vaccinati, naturalmente questo vale per un qualsiasi vaccino, non solo quelli recenti di cui parliamo in ogni dibattito contemporaneo, dal momento in cui siamo vaccinati, quella che potevamo immaginare, sottolineo la parola immaginare, la salute è un'immaginazione, è una grande immaginazione, non è un dato reale, quella che noi potevamo immaginare come la salute diventa qualcosa come un lavorio incessante. La nostra salute viene messa al lavoro in modo incessante da questo quid di un altro vivente o forse di un altro dal vivente che ci viene inoculato e che mette al lavoro il nostro sistema immunitario. Sicché, potremmo dire così, la nostra salute dal momento in cui veniamo vaccinati per una qualsiasi malattia, compresa la più banale,
diventa una strana condizione intermedia, una specie di malattia a bassissima intensità, il che fa cadere la possibilità di distinguere la salute dalla malattia. Fa cadere la possibilità di tracciare un confine tra la salute, che sarebbe un certo stato, e la malattia, che sarebbe l'altro stato, la non salute, il negativo della salute. E il dispositivo della negazione non funziona più per definire quel lavorio nel quale noi siamo costantemente presi per essere sani. In qualche modo la salute diventa un compito infinito, nel senso di un cattivo infinito, e la malattia, benché a bassissima intensità, diventa il processo nel quale noi siamo catturati o al quale siamo consegnati. Malattia a bassissima intensità diventa la salute che ci è possibile. E salute zoppicante, salute imperfetta, salute sempre contaminata, sempre meticciata con quello che un tempo era il suo contrario, diventa la nostra condizione migliore, il meglio a cui noi possiamo aspirare. E naturalmente questo è un duro colpo. Sapete che Freud parlava di ferite narcisistiche. Diceva la psicoanalisi interviene a un certo punto, naturalmente grazie alla sua opera, stava dicendo, come una specie di grande ferita narcisistica che arriva dopo un primo grande colpo inferto, diciamo, alle soglie dell'età moderna, da Copernico, che aveva decentrato, che aveva detto non esiste la Terra come il centro dell'universo, la Terra è uno dei tanti sassi lanciati nel vuoto. La seconda grande ferita, quella inferta da Darwin, non c'è l'essere umano come un animale eccezionale o forse neppure un animale, è uno dei tanti animali che scorrazzano sul globo. La terza grande ferita, pensa Freud, è quella della psicoanalisi, che dice qualcosa di molto simile, anzi di del tutto analogo a quello che ha detto Freud o a quello che ha detto Copernico, cioè non siamo padroni neppure in casa nostra, non solo nel cosmo, non solo nel nostro pianeta, ma neppure nei nostri confini psichici. Ecco, i vaccini producono una evidenza, dico così perché questa evidenza in realtà viene appunto messa in rilievo, messa in una luce particolarmente violenta dai vaccini, ma è una evidenza che potremmo raccogliere in tanti altri ambiti della nostra vita corporea. No, questa evidenza ha a che fare col fatto che non c'è mai la salute come distinta dalla malattia, siamo sempre in una malattia a bassissima intensità. Ecco, i vaccini producono metodologicamente, metodicamente, sistematicamente questa condizione. E naturalmente sopportare il colpo di questa evidenza, no? La ferita narcisistica di questa evidenza è estremamente complicato, è estremamente oneroso. Da quel momento, dal momento in cui veniamo vaccinati, quella che noi pensiamo come la nostra salute diventa la composizione di un insieme di processi. Non è più una condizione, non è più neanche un processo, ma è un insieme di due processi, un processo di ammalarsi costante e un processo di risanarsi altrettanto costante. Sono due processi divergenti che si danno in uno. E laddove noi immaginavamo una condizione, la salute, noi abbiamo due processi divergenti che si annodano, che si alleano. E questo è molto difficile da pensare con le nostre tradizionali categorie. E poi c'è un altro aspetto, un altro confine che cade. Tutto quello che vi dirò oggi pomeriggio, ha a che fare con la caduta di certi confini. E in questo senso vi dirò delle cose molto simili a quelle che abbiamo appena ascoltato, o alcuni di noi hanno appena ascoltato dalla conferenza di Anna Uni, che ha utilizzato molte parole che anch'io utilizzerò e mi sembra in un modo simile a quello nel quale io le utilizzerò. Non che ci fossimo messi d'accordo, naturalmente, ma questo è ancora più interessante. Ci siamo trovati, no? O almeno a me sembra che ci siamo trovati in una specie di accordo spontaneo. Dicevo, l'altra cosa, l'altro confine che cade qual è nel momento in cui veniamo vaccinati o ci misuriamo con questa pervasività dell'operazione vaccinale? Con questa pervasività della medicina preventiva, potremmo dire in generale.
Beh, è l'altra caduta di un confine e l'altra luce violentissima che viene gettata sul nostro corpo è che il nostro corpo ha dei confini molto labili, mentre noi tendenzialmente, così come prima vi dicevo, pensiamo che la salute sia la salute, la malattia sia la malattia. E adesso siamo costretti analogamente a pensare che è molto dubbia la distinzione che ci consente di dire, o è molto instabile il confine che ci sente di dire, che ci consente di dire che il mio corpo è il mio corpo e il tuo corpo è il tuo corpo. È per questo che è molto complicato tutto il dibattito, come posso dire, etico, politico o ideologico, sulla natura del gesto vaccinale e sulle motivazioni che dovrebbero indurre ad adottarlo oppure a respingerlo. Entrambe le posizioni sono messe in questione e sono in fondo inserite in un loop argomentativo che è senza fine, letteralmente. Chi dice che si tratta di un gesto altruistico e per gli altri che dobbiamo farlo, prima o poi si trova a doversi misurare con un argomento contrario, no? È un gesto egoistico. E chi sostiene che è un gesto egoistico prima o poi inciampa nell'argomento opposto, che è un gesto altruistico. Beh, tutto questo loop, questa specie di... Chi conosce la filosofia sa che questo ha un nome molto preciso nella storia della filosofia, no? Dialettica trascendentale. Se prendessimo Kant, lui saprebbe spiegarci molto bene che cos'è la dialettica trascendentale, che nasce quando un concetto è inadeguato all'oggetto di cui deve parlare. Ecco, potremmo dire che la distinzione, la possibilità di decidere se si tratta di un gesto altruistico o egoistico, no? La difficoltà di decidere su questo punto ha a che fare col fatto che il concetto del mio e del tuo, dell'ego e dell'alter, è profondissimamente, radicalmente messo in questione da una cosa, da un evento, da una pratica come quella vaccinale. E perché la mia salute si fa attraverso la tua e la tua salute si fa attraverso la mia, e dunque il mio corpo non è del tutto mio e la mia salute non è del tutto mia, non sono confinate nel perimetro in cui io sto. Il perimetro è pieno di buchi, è una membrana molto porosa e qualcosa passa continuamente dall'un lato all'altro. E il corpo si mostra piuttosto come una specie di arcipelago o di società di corpi. Quello che io penso come il mio corpo chiuso, quello che io immagino, come già dicevo prima, una questione di caduta di certe immagini che noi abbiamo del nostro corpo e anche di tante altre cose che non sono solo il nostro corpo, ma è una questione di caduta dell'immagine che noi abbiamo del nostro corpo come nostro, caduta della nostra fiducia nella possibilità di stabilire, di fidarci di questo confine che ci chiuderebbe dentro. Questo, di nuovo, il vaccino non è che lo produca in maniera inedita. Il vaccino lo mette in evidenza in maniera inedita, ma la biologia ci insegna da tanto tempo che il nostro corpo è una specie di bricolage costante ed è l'archivio di un lunghissimo bricolage, di una antichità sterminata. Noi abbiamo l'impressione che i vaccini minaccino qualcosa di essenziale della nostra identità, ma rivelano semplicemente che la nostra identità è da sempre minacciata, o forse non è neppure minacciata, dato che non è una identità e non è nostra. È una specie di terra di conquista o di luogo di cooptazione. Intere sequenze del nostro DNA vengono da bestiole che abbiamo cooptato in qualche modo, no? Intere sequenze sono blocchi di virus che in tempi sterminatamente antichi si sono innestati, sono stati cooptati dentro al nostro funzionamento. Intere bestiole, come è divertente chiamarle, stanno dentro le nostre cellule, sono i ribosomi, sono degli esseri che sono stati cooptati dentro al funzionamento cellulare in tempi così antichi che noi possiamo immaginare che siano pezzi di noi, ma in realtà non sono pezzi di noi. È che noi siamo un arcipelago e quello che chiamiamo noi è una specie di schiuma, di effetto di superficie, abbastanza inessenziale rispetto a questa società dei corpi che, capite, mette
in questione radicalmente tutte le nostre categorie. Per questo che le nostre categorie, che sono tutte immaginarie, tutte dipendenti da un'arte del tracciare i confini che è decaduta, che è invecchiata, che non è più adeguata alle pratiche che si sono imposte attualmente, no, quest'arte dei confini antica, no, che dice questo è mio, questo è tuo, questa è la salute, questa è la malattia, è un'arte dei confini che è decaduta e al posto di questo si è imposta un'altra arte, un altro modo di tracciare i confini, cioè potremmo dire un altro insieme di concetti. L'altro concetto che vorrei mostrarvi come evidentemente messo in questione dalla pratica vaccinale è il concetto, il confine che distingue tra il pubblico e il privato. Cioè noi abbiamo assistito negli ultimi due anni, nell'ultimo anno in modo ancora più evidente, più intenso, abbiamo assistito al fatto che un'istituzione pubblica, lo Stato, al fine di governare, gestire la salute dei suoi cittadini, ha firmato dei contratti, no? Si è affidato da un certo punto di vista mani e piedi, fino ad oggi, a delle istituzioni private, no? Ma delle multinazionali del farmaco, poiché erano le uniche a poter produrre un vaccino. E dunque le istituzioni pubbliche hanno prodotto un innesto che non è solo quello del vaccino dentro a un essere vivente, hanno prodotto un innesto profondissimo o, di nuovo, anche in questo caso, hanno messo in evidenza un innesto che già c'era, ma non in modo così evidente, così radicale, così potente, così anche inquietante, un innesto del privato nel funzionamento pubblico. Per cui il funzionamento pubblico ha una sua tenuta solo perché questi soggetti privati si sono messi al lavoro, hanno, come dire, preso su di sé il grande compito, naturalmente anche il grande affare, di produrre dei vaccini e di metterli a disposizione dell'uso pubblico e di quei corpi che sono i nostri, di noi cittadini, di noi soggetti pubblici, appunto. Di qui una doppia domanda. Una prima domanda che è quella che viene per lo più sollevata, cioè ma è mai possibile che un soggetto pubblico si metta in mano così radicalmente, così allegramente da un certo punto di vista, spensieratamente, avventuristicamente a dei soggetti privati? No, quanto ancora è pubblico un soggetto che sta in piedi e può funzionare in ogni ambito, no, della vita quotidiana solo grazie all'intervento di un soggetto privato? Quanto è ancora statale lo Stato dopo che questo è accaduto? Quanto è ancora pubblica la sfera pubblica dopo che il suo funzionamento fa questo giro lungo e transita attraverso la dimensione privata? Beh, questa è una prima domanda e naturalmente è un'ottima domanda. La seconda domanda che potremmo fare e che è più inquietante, viene sollevata meno frequentemente e forse molto raramente, anzi almeno a mia conoscenza, è: ma noi in che senso possiamo dire che questi soggetti sono privati dopo che tutta la vita pubblica transita dalle loro mani, dai loro investimenti, dai loro impianti, dalla loro capacità di invenzione anche? In che senso sono soggetti privati se la vita di tutti, l'elemento che più ci accomuna, è in mano loro? Non è che è attraverso questo soggetto privato, come noi continuiamo a chiamarlo, no? Questo soggetto che è capitalistico, che è evidentemente legato all'economia finanziaria, che richiede enormi capitali, enormi investimenti, enormi giochi d'azzardo anche sul piano finanziario. Ma in che senso tutto questo sarebbe dell'ordine del privato, se tutte le nostre vite transitano da lì dentro e sono possibili da lì dentro, attraverso questa specie di grande incubatore delle nostre vite? Allora è chiaro che di nuovo tutti i dibattiti a cui noi assistiamo quotidianamente, da mesi, ormai da anni, anzi da almeno un anno e mezzo, quasi due, tutti i nostri dibattiti sono in una specie di aporia fondamentale, di indecidibilità fondamentale, ed è per questo che per lo più trovano soluzione solo ideologica, cioè solo una parvenza di soluzione, perché utilizzano dei concetti che non sono più tagliati
sulla realtà di cui devono parlare o su cui devono incidere, su cui dovrebbero aiutarci a prendere delle decisioni. Sono dei concetti che non sono più veri, non sono più corrispondenti a quello che capita nelle nostre pratiche, nelle nostre vite, nelle nostre città, nelle nostre società. Sono dei concetti che forse sono stati veri, ma non lo sono più. E questo ci introduce a un'altra considerazione, relativa a un altro di questi confini che dobbiamo imparare a congedare. No? Dobbiamo imparare a congedare la sicurezza un po' immaginaria con la quale maneggiamo una certa idea di confine. Cioè potremmo chiederci, dopo che ci siamo fatti la domanda così inquietante, ma non è che le industrie farmaceutiche sono qualcosa che va al di là del privato, dato che tutta la vita pubblica, tutta la vita nostra, tutta la vita degli stati transita attraverso di loro. Non è che sono loro il luogo del comune, certo di un comunismo aberrante, no? Di un comunismo che non possiamo che vedere con inquietudine. No? Ma non è che sono loro il luogo in cui si è realizzato in modo assolutamente sbieco, obliquo, imprevisto, una specie di comunità dei corpi. Ma dopo che ci siamo fatti questa domanda, cioè dopo che abbiamo visto che l'industria privata produce le nostre vite, produce quel che possiamo chiamare salute, quel che resta della salute, no? Questa malattia a bassissima intensità che chiamiamo salute e che non è una condizione, non è uno stato, ma è una fluttuazione, è un andirivieni tra due poli mai raggiunti e sempre schivati, né davvero salute né davvero malattia, ma una specie di sinusoide che non riguarda in realtà nessuno di noi singolarmente, ma dei cluster, delle popolazioni. Il vero corpo è la società dei corpi, che viene monitorato e trattato attraverso tutto questo. Ma una volta che abbiamo visto questa società dei corpi, questa malattia a bassa intensità che chiamiamo salute o vita, forse dovremmo chiederci più radicalmente e mettere a distanza anche un po' il senso di orrore, no? Di un comunismo dei corpi raggiunto per questa via così strana, così inattesa. Forse dovremmo chiederci, ma forse che l'industria ha mai prodotto qualcosa d'altro che le vite? Forse che le vite non sono sempre stato il prodotto industriale per eccellenza? E per dirvi in che senso suggerisco questa prospettiva, che capisco sia inquietante, anche un po' folle da un certo punto di vista. E tuttavia capire qualcosa del contemporaneo io credo che passi di qui. Potremmo chiederci, ma che cosa faceva, che cosa fabbricava quella che i paleoantropologi chiamano l'industria neolitica? Quella che produceva, cioè, i chopper, no? Le selci scheggiate, le ciotole, le prime tombe. Che cosa produceva quell'industria? Prendiamo una ciotola. Beh, una ciotola, noi potremmo dire che è un prodotto molto semplice, perché è un incavo fatto di argilla o scavato in altro materiale, forse scavato nel legno, solo che non sono sopravvissute, certamente di argilla, attraverso cui o dentro a cui conservare dell'acqua, del vino, dell'olio, quello che volete voi, del cibo. Beh, tuttavia non è così che funziona una ciotola. Una ciotola, potremmo dire, è il trascendentale di un'altra temporalità nella quale la vita viene inserita e dunque è il trascendentale di tutt'altra vita che accade dopo che hai inventato la prima ciotola. Beh, in che senso dico questo? Beh, nel senso che chi ha inventato una ciotola, il primo omino, la prima donnina nostra antenata lontanissima che ha inventato una ciotola, che cosa in effetti ha prodotto? Ha prodotto la possibilità di emanciparsi dal consumo immediato, dal bere nel momento in cui ho sete, tutta l'acqua che riesco a bere, e poi più perché mi sposto, perché ho altro da fare, perché non sono più vicino al fiume o al deposito dell'acqua.
E l'altra cosa da cui ci ha emancipato è la necessità di consumare tutto subito, di mangiare tutto subito, no? Si può tenere e mangiare questa sera, domani, dopodomani. Beh, questa è una grande rivoluzione. Non è una rivoluzione, potremmo dire, solo tecnica, cioè non è uno strumento che si aggiunge alla vita. Non è una protesi, come dice molta filosofia della tecnica contemporanea, Derrida, Stigler, eccetera. Non è affatto una protesi, cioè qualcosa che si aggiunge alla vita, il che suppone che la vita sia quella vita che è, indipendentemente da tutto quello che le accade, comprese le protesi, comprese le ciotole, compresi i chopper, comprese le tombe, le grotte, eccetera, eccetera. No, no, non è una protesi. Poiché quella vita che nasce dal fatto di disporre di una ciotola è tutt'altra vita che fa corpo con la ciotola, direi così, che ha nella ciotola un suo organo. Senza ciotola non c'è quella vita. Con la ciotola nasce una vita che è umana perché ha tempo. Potremmo dire che l'invenzione della ciotola, più profondamente, ma in realtà non metaforicamente, ma letteralmente, l'invenzione della ciotola è l'invenzione del tempo, cioè l'invenzione della possibilità di non consumare tutto subito, in una specie di grande fiammata, di grande abbuffata. Sapete, se si dava la caccia a un mammut e finalmente si catturava un mammut, bisognava mangiarselo tutto, perché sennò andava male. Bisognava abbuffarsi, non c'era la possibilità di distribuire nel tempo. E invece conservare, essiccare, tenere lì per un'altra volta, questo significa qualcosa di potentissimo, produrre un genere di vita che non c'era, una vita, si potrebbe dire, ingegnerizzata, ma a cui non è che la vita, la ciotola si aggiunga come una protesi. Ripeto, la ciotola è un organo di questa vita, la quale altrimenti è impossibile, esattamente come se tu gli togliessi i polmoni. E dunque la vita è tutta artificiale. Questa è l'altra cosa inquietante che i vaccini mettono in una luce radente, no? Violentissima e inaccettabile. Noi tendiamo a pensare che la vita sia umana e poi, siccome umana, ha inventato le ciotole, siccome umana, cioè inventiva, intelligente, creativa, eccetera, un cervello più grande, allora ha inventato le ciotole, allora ha inventato i chopper e così via. Ma il contrario è che siccome ha inventato i chopper è diventata umana, siccome ha inventato le ciotole il cervello si è espanso. Siccome ha inventato dei contenitori vuoti, allora si è prodotto del tempo, si è potuto pensare nel progetto, si è iniziato a disporre di un domani. Ma tutto questo appunto vuol dire che la vita non è vita umana se non attraverso il passaggio da quella infinita sfera di oggetti che Sartre chiamava il pratico inerte. E questa infinita sfera del pratico inerte, cioè degli oggetti che agiscono, degli oggetti che pensano per noi, degli oggetti che producono forme di esperienza invece nostra e nelle quali forme di esperienza noi siamo iscritti. Beh, tutto questo mostra appunto, come dicevo prima, che la vita è vita radicalmente artificiale, che la vita è sempre un prodotto industriale, non solo adesso, ma da subito, dalla prima industria, la cosiddetta industria neolitica, la vita è l'effetto dell'industria. Mentre noi tendiamo a pensare che l'industria sia l'effetto della vita, che ci sono industrie perché ci sono gli operai, eccetera, eccetera. Non è così. Non è così, questo consente di trafficare in modo più libero, forse, con questa natura sempre ingegnerizzata della nostra vita, poiché finché pensiamo che ci sia una natura umana o una vita in sé, ogni tecne è un vulnus, ogni pratica supplementare, chiamiamola così, è indebita, è un'inserzione indebita, violenta, adulterante. E se noi pensiamo invece che l'adulterio è fondamentale, per dire così, in una battuta, abbiamo campo aperto per immaginare delle regolazioni di questi artifici,
anziché per porre la domanda nei termini del adottiamo l'artificio oppure rifiutiamo l'artificio, che è la struttura fondamentale di tutto il dibattito bioetico, etico, politico, che attanaglia le grandi decisioni del nostro presente, del nostro tempo contemporaneo. Allora vengo alla questione della metafisica. Una metafisica, potrei dire così, in modo molto semplice, e mi avvio verso una specie di conclusione, perché vorrei tenere magari 10 minuti così per la discussione. Una metafisica è un sistema di concetti. Non è qualcosa che ha a che fare con un mondo che sta al di là della fisica. Prima Luigino Mortari ricordava nella sua lezione l'antica etimologia della parola metafisica, che significa quel che sta sopra o quel che sta al di là della fisica. Ma in realtà metafisica si potrebbe leggere in un altro modo. Metafisica è un insieme dei concetti, ed è l'insieme di quei concetti attraverso i quali, ogni concetto fa questo, attraverso i quali noi disegniamo delle affinità tra le cose, classifichiamo le cose come affini, oppure disegniamo delle dissomiglianze tra le cose e mettiamo e classifichiamo alcune cose come dissimili, le mettiamo da un'altra parte. E quando dico cose intendo qualunque cosa, esseri viventi, esseri inanimati, vegetali, animali, minerali, noi compresi. Il concetto è un confine o un sistema di confini. Sta tutto questo sistema di concetti sopra, per dire così, il mondo fisico, il mondo delle cose, solo perché è la griglia attraverso cui noi mettiamo di qua oppure di là. E facendo così, mettendo di qua oppure di là, costruendo tutte le cose, lo spazio di tutte le cose affini a sinistra, per dire così, lo spazio di tutte le cose dissimili a destra. Beh, così costruiamo un mondo, così costruiamo quello che chiamiamo il mondo fisico. Allora capite che i concetti sono metafisici non perché stanno in un altro mondo, ma perché disegnano il mondo. Sono quella cartografia attraverso cui noi non tanto guardiamo il mondo, che è come dire che il mondo è lì e noi lo guardiamo attraverso la cartografia, ma attraverso cui facciamo accadere un mondo. In questo senso sono non tanto al di là della fisica, ma al di qua, perché ci sia un mondo. Ecco, allora il punto è che se i nostri vecchi confini saltano, il confine tra la salute e la malattia, tra il mio corpo e il tuo corpo, o tra il mio corpo e il corpo del virus, o tra il nostro corpo comune e pubblico e il loro corpo privato e affaristico. Capite che tutti questi confini saltano e se ne potrebbero citare tanti altri. I vaccini in questo sono una specie di liquido di contrasto che è stato iniettato potentemente, ma non in noi, nel corpo sociale, nella cultura, potremmo dire, nella nostra metafisica, e improvvisamente ha fatto vedere questo sommovimento di confini. Questo sommovimento di confini è quello che è accaduto. E nel momento in cui accade questo sommovimento di confini, serve, diciamo così, una nuova metafisica, cioè serve coniare dei concetti che siano adatti a fotografare queste nuove pratiche, questa nuova situazione, questi nuovi corpi che noi abbiamo o che non siamo noi ad avere, ma nei quali noi siamo inseriti come una delle variabili dipendenti, no? Dentro questo corpo associato, dentro questo corpo arcipelago, dentro questa società di corpi di cui noi siamo un effetto da un certo punto di vista collaterale, di cui quella che io chiamo la mia salute, a cui naturalmente tengo moltissimo come ciascuno di noi, è però un effetto collaterale e tutto sommato non tanto rilevante dal punto di vista del progetto complessivo. Ecco, nel momento in cui le cose funzionano così, serve un concetto nuovo o un sistema nuovo di concetti, un insieme nuovo di concetti, cioè una nuova metafisica. Io credo che il confine tra il proprio e l'improprio sia il più messo in questione, che la caduta del confine tra il proprio e l'improprio sia il segno destinale, diciamo così, del tempo contemporaneo, di quel tempo che noi chiamiamo contemporaneo,
che questo segni il tramonto di un'epoca che chiamerei agricola, che ha a che fare con la terra, poiché tutta la concettualità del proprio e dell'improprio è una concettualità, cioè una metafisica che ha a che fare con la terra, che ha a che fare con delle umanità che avevano nel rapporto con la terra il loro rapporto fondamentale, il loro rapporto, come posso dire, religioso, economico, sociale, fondamentale. Perché è evidente che se io faccio l'agricoltore, il contadino, è molto rilevante poter dire che fin qui è il mio campo, è il mio raccolto, e al di là non è più il mio campo, non è più il mio raccolto. Queste cose le ha viste molto bene Husserl in un libro fondamentale del Novecento che si intitola La crisi delle scienze europee. Se voi prendete questo libro, che è un libro incompiuto, è un libro a cui Husserl ha lavorato negli ultimi anni della sua vita e quindi è anche composto di un insieme, è stato ricomposto dai suoi allievi come un insieme di abbozzi, anche come un insieme di parti solo parzialmente svolte e sviluppate. A un certo punto voi trovate un testo che porta il titolo, naturalmente posticcio, di Appendice Terza. Questa Appendice Terza è il luogo in cui Husserl tenta di mostrare che le nostre scienze e le nostre procedure di verità hanno un'origine agricola. È molto strano detto così, ma è letteralmente quello che lui fa in queste pagine. Cioè fa vedere da un lato che la geometria nasce da quello che lui chiama l'agrimensura, cioè la pratica dell'agrimensura, perché appunto se io faccio il contadino è molto importante sapere dove finisce il mio campo, tracciare dei confini precisi, poter calcolare, no, quanto è ampio il mio campo rispetto al tuo, com'è il mio raccolto rispetto al tuo, eccetera, eccetera. E la geometria è una specie di astrazione di queste stesse operazioni. E poi sulla base della geometria nasce la filosofia. La filosofia, Husserl in fondo pensa, ha un'origine geometrica e in questo senso agricola, poiché l'agricoltura insegna la geometria e questa alla filosofia e la filosofia a tutte le scienze successive, no? Che cosa si insegna? Si insegna che c'è del mio, c'è la possibilità di tracciare un confine, dunque c'è dell'altro, oppure, che è lo stesso, c'è dell'altro. C'è la possibilità di tracciare il confine dell'altro, dunque c'è del mio. Cioè ci sono delle identità, ci sono delle idee, dice Husserl, no? Le idee di Platone sono l'ultimo anello di una storia incessantemente agricola della verità. Sapere la verità significa sapere l'identico chiuso dentro, l'identico racchiuso in un perimetro. E tutto quel che è extra, questa identità terragna, terricola, agricola, agrimensoria, dunque geometrica, è un'avventura accidentale e anche un po' minacciosa e va lasciata fuori. Beh, direi che tutte le avventure di questo confine di cui vi ho parlato mettono in questione questa natura agricola, cioè questo fondamento nella terra della nostra concettualità. Tutta la nostra concettualità funziona in un altro modo. E non sono solo i vaccini che gettano questa luce violentissima su quest'altro funzionamento. Io credo che come i vaccini funzioni l'economia finanziaria, per esempio. Cioè la circolazione del denaro, la circolazione contagiosa del denaro, che forse non ha dato fondo alla sua natura, appunto, circolante e instabile, solo perché il denaro viene trattato ancora in maniera agricola, cioè viene trattenuto, viene accumulato, il che è contraddittorio da un certo punto di vista con la natura dell'economia finanziaria, che sarebbe un'economia di pura fluenza del segno denaro. E finché noi la tratteniamo, il che avviene per motivi evidentissimi naturalmente, no? Perché chi trattiene anche governa. Ma finché noi tratteniamo il flusso del denaro facendone mucchio, che è di nuovo un'immagine agricola, un'immagine ciotola,
allora possiamo gestire ancora in modo agricolo, cioè basandoci su una concettualità terragna, qualcosa che appartiene a un altro orizzonte, a un altro elemento, no? Voi sapete, chi conosce un po' la storia della filosofia, sa che la filosofia nasce come meditazione sugli elementi. Ecco, potremmo dire, noi non siamo mai usciti, almeno sin qui, dall'elemento terra e da una concettualità di tipo terragno, cioè da un funzionamento di confini e da dei concetti che tracciano confini secondo un modo agricolo, che dice fin qui è il mio, al di là è il tuo, è quello dell'altro. Ma il denaro non funziona così, salvo che noi lo facciamo funzionare ancora aberrantemente così, aberrantemente o comunque in una specie di meticciato che però è un fenomeno di transito, è un fenomeno destinato a venire meno, a cadere, a estinguersi lentamente. L'altra cosa che transita allo stesso modo delle malattie nel campo della salute, che non è più il campo della salute, o del denaro nel campo del cumulo, che non è più un cumulo, non è più un capitale, lo è sempre di meno, sono gli uomini e le donne, sono i corpi dei nostri simili che migrano costantemente, secondo la stessa movenza delle malattie e la stessa movenza del denaro, muovendosi dai luoghi in cui la vita è diventata impossibile, soprattutto per motivi climatici e soprattutto per motivi estrattivi, cioè i luoghi in cui l'estrazione di valore, l'estrazione di risorse, eccetera, è così violenta o è stata nel tempo passato così violenta da rendere impossibile la vita lì, dunque si producono migrazioni, cioè flussi che di nuovo noi tentiamo di arginare, di trattenere, no? Aggrappandoci a una logica della terra, di nuovo, cioè una concettualità della terra, tutto il nostro diritto che regola le migrazioni è costruito, così come tutto il nostro diritto che tenta di regolare i flussi del denaro è costruito, così come tutto il nostro diritto che regola la salute e la malattia è costruito su una logica della terra. Ma la terra non c'è più. La terra, cioè, non è più l'elemento decisivo, l'elemento nel quale accadono le grandi decisioni della nostra economia, della nostra società, della nostra medicina. Non è più il luogo metafisico fondamentale, potremmo dire così. Non è più l'elemento fondamentale. Se proviamo a mettere insieme denaro e migrazioni, ne viene una diagnosi immediata circa la questione che abita il nostro tempo. La questione che abita il nostro tempo è la questione della lotta tra il cristianesimo e l'ebraismo, poiché l'ebraismo è l'esperienza insieme del denaro e della traversata di chi è senza terra. Ed è per questo che il nemico pubblico numero uno dell'ultimo secolo è l'ebraismo. Non perché gli ebrei siano, come dire, simpatici o antipatici, ma perché sono i portatori di questa assenza di luogo e di questo transito, che l'uomo della terra, chiamiamolo così, l'uomo che ha nella terra l'elemento fondamentale, nella delimitazione del suo, la politica della salute fondamentale, nella delimitazione del suo, l'operazione economica fondamentale, l'uomo della terra vede nel transito nient'altro che il deserto. Si potrebbe dire che qui si apre una grande battaglia metafisica, o che da tempo si è aperta una grande battaglia metafisica, e che il punto sia chiedersi se non si tratti di vedere in ciò che ci appare come il deserto, cioè l'assenza di terra, il luogo acquatico dell'oceano. Grazie a tutti. Se ci sono domande, sono qui.
Allora, lei all'inizio della sua bella trattazione ha definito il vaccino come uno strumento per indurre una condizione di malattia a bassa intensità nel nostro organismo e ha giustamente definito la salute come non un concetto reale, ma come un'idea, come qualche cosa di non concreto, ma di assolutamente variabile. Allora, di fronte al fatto che noi, come lei ha sottolineato, sappiamo di essere il frutto di un continuo interscambio con la vita che ci circonda e anche per rimanere al materiale virale che noi abbiamo nel nostro organismo, noi sappiamo di avere milioni di frammenti che ci provengono dai virus e con i quali noi siamo in continuo contatto. Potremmo di fatto sostenere che la salute è una condizione di malattia di intensità più o meno variabile. Allora, se è così, e lei ha fatto anche riferimento ai ribosomi, come diciamo da un punto di vista filogenetico, se è così, allora dov'è la differenza tra l'inoculare un vaccino e il contrarre una malattia, se non nella volontà, che può essere più o meno imposta, ma insomma degli esseri umani? Ha assolutamente ragione, non c'è una differenza se non riguardo al fatto che in un caso è metodicamente perseguito il processo e nell'altro invece è incontrato. E questo ha a che fare con quello che sottolineavo continuamente quando dicevo i vaccini gettano una luce radente su un fatto molto più generale e ci obbligano a confrontarci in modo violentissimo con qualcosa che accade da sempre. Cioè noi continuamente ci vacciniamo. Un bambino piccolo che cammina sul pavimento e lecca il pavimento continuamente non fa altro che vaccinarsi continuamente, no? Non fa altro che meticciarsi continuamente. Io sono un medico che opera da più di 40 anni in ambito sanitario e quanto lei ha detto limitandosi soltanto alla spera vaccini è un po' inquietante, perché dalla domanda precedente che ho sentito è chiaro che può sollevare il dubbio che la vaccinazione in realtà induca uno stato di malattia giustamente molto basso, però io reputo che questo stato di equilibrio faccia praticamente... Può ripetere, già che ci siamo. Sì. Grazie. Allora, stavo dicendo che questo stato di equilibrio, quindi di instabilità che l'organismo ha nel tutto, diciamo, nell'attraversamento di tutto l'ambito della vita, lo troviamo costantemente nella nostra attività quotidiana. Basta pensare al raffreddamento, ad un raffreddore, basta pensare anche all'ingestione di cibi che molto spesso possono essere contaminati in qualche modo, basta pensare a tutte quelle ingestioni di alimenti alcalini o basici che vanno continuamente a modificare il nostro pH. Quindi questa instabilità in realtà fa parte proprio dell'organo, della nostra macchina, del nostro organismo in realtà. Quindi quello che voglio dire è che in qualsiasi momento noi siamo in una linea continuamente instabile, quindi propendiamo sempre verso una malattia, ma il nostro organismo tende a ritornare a quello che è l'equilibrio. Quindi questo vaccino in realtà è vero che ci produce una bassa malattia, ma poi aiuta il nostro sistema immunitario che in definitiva lavora sempre, costantemente, nell'ambito della nostra vita, in tutti i giorni, come lavorano tutti gli organi. Basta pensare come lavora il fegato se noi introduciamo dei farmaci che hanno continuamente gli additivi,
degli effetti tossici collaterali. Quindi in realtà io credo che il vaccino non crei niente di più se non un aiuto al nostro sistema immunitario. È verissimo. Intanto che fa questo mostra che appunto la salute è ottenuta al prezzo di un lavoro costante o è il nome superficiale che guarda da lontano, piuttosto astratto, di un lavorio costante. Il fatto che ci siano dei reni significa che salute è uno stato di intossicazione a intensità variabile. Ma tutto questo è un dato medico, diciamo così, biologico, fisiologico, evidente. La cosa più interessante è vederlo come dato metafisico, cioè vedere l'implicazione concettuale e politica, diciamo anche così, di questo dato. Il punto nel quale è più stupefacente l'esito di questa mappa che ho provato a disegnarvi è che solo una mappa di questo tipo consente di capire perché è nelle destre estreme che c'è la resistenza più violenta alla pratica della vaccinazione, poiché è lì che il sangue e il suolo sono i valori massimi, cioè è lì che la metafisica della Terra è massimamente operativa ed è lì che la metafisica della Terra, cioè del confine, risponde nel modo più scatenato, no? Più angosciato, potremmo anche dire, no? Non tanto al meticciato che accade, ma alla scoperta che il meticciato è già da sempre accaduto. Cioè la questione medica guardata da questo lato mette in questione il fascismo non dei fascisti, ma delle nostre categorie. Io avevo una domanda, se poteva elaborare un pochettino sulla parte dove ha toccato il tema del denaro, no? E della caduta della categoria proprio in proprio sul denaro, perché nella realtà dei fatti, cioè i temi che ha toccato lei vanno su problemi legati alle disuguaglianze che sono anni, insomma, che se ne parla e è difficile trovare una soluzione. E poi quando si va nel concreto a parlare di denaro ci si scontra con il limite che è dato dalla proprietà privata essenzialmente, quindi volevo chiedere se poteva un po' espandere cosa intende come superare il confine, il limite, considerato che, come ha giustamente spiegato, tutto il sistema del diritto, anche legale, è basato su questo concetto fondamentale. Sì, superare il limite significa che se si desse fondo effettivamente all'operazione del denaro, cioè del segno in senso più lato, si lascerebbe cadere l'ossessione dell'origine, del proprio e del luogo, che sono le ossessioni su cui tutto il nostro diritto è basato, poiché se si desse fondo alla logica dei segni e per esempio del denaro, che potremmo dire è il segno del valore di una cosa, finché noi supponiamo che ci sia una cosa, cioè della terra da qualche parte in ultima analisi, cioè dell'agricoltura da qualche parte in ultima analisi, come fondamento di ogni altro valore economico e come base della piramide che poi sopra l'industria, che poi sopra i servizi, eccetera, eccetera. Ma se noi vediamo che non c'è più questa base agricola, e la nostra è la prima umanità che non ha più nell'agricoltura il suo centro fondamentale, non ha più nel lavoro dei campi il luogo di occupazione prevalente, non ha più nelle campagne, chiamiamole così, il luogo di abitazione prevalente. No, tutto questo cade. Beh, se cade, i segni non sono più segni di cose, sono segni di altri segni. Questa è la cosa contro cui puntiamo i piedi. E contro cui ci sono tanti motivi, naturalmente, per puntare i piedi. Non si tratta di denunciare. La filosofia non deve mai denunciare, questi puntano i piedi, no, deve semplicemente fotografare che si puntano i piedi, e questo in qualche modo ha ragioni fisiologiche, una qualche quota di puntare i piedi è indispensabile alla vita, cioè una qualche quota di contrarietà alla vita è fondamentale nella vita. Allo stesso tempo ogni puntare i piedi è passatista e destinato ad attenuarsi pian piano sempre di più.
I segni in qualche modo hanno già vinto e noi guardando indietro tentiamo di ancorarli a qualche cosa, cioè alla terra, cioè all'agricoltura, cioè alla natura. Anche l'ecologia da questo punto di vista spesso è passatista, cioè pensa in termini conservatori la natura e pensa in termini conservativi l'azione ecologica, laddove un'altra ecologia è immaginabile come sistema di regolazioni dell'artificialità. Ma questo naturalmente è un nuovo capitolo che è complicato per aprire adesso. Grazie a tutti. Vi ricordiamo che l'autore vi attende presso la nostra libreria in sala box. Vi ricordiamo inoltre di indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza nell'uscire ordinatamente dalla sala per consentire il rispetto del protocollo di pulizia e sanificazione. Arrivederci al 2022.